Ben ritrovati con un nuovo video. Siamo a parlare oggi del nuovo Benelli Argo E, la versione Batue, l'ultima versione della Benelli Argo. Si vede subito la differenza con le altre e il calcio, comunque calcio e stila, sono in un arancio vivo per la caccia al cinghiale, la caccia più più in voga in questo periodo. Come mi sono chiesto io, qualcuno si chiederà, perché arancio? Sicuramente per farsi vedere dagli altri cacciatori e soprattutto un arancio, comunque il colore non dà fastidio all'animale, perché l'animale non distingue il colore arancio, quindi una scelta soprattutto di sicurezza riguardo al colore. Successivamente vediamo le differenze con un altro Benelli Argo E in versione standard, quindi non Batue. Alla canna il Batue opaca come il porto otturatore, come potete vedere con questo esemplare davanti, riflessi che l'animale vede bene, quindi si è cercato di togliere questi riflessi con una brunitura opaca. È una carabina che è disponibile solo in 30.06 e 308 Winchester e solo con canna da 47 cm, a differenza delle altre lunghezze di canna Argo che partono dai 51. L'ultima novità per la Batue è il sistema di montare gli anelli portacinghia anche lateralmente. Vedete, sia sul lato destro che al di sotto, come le versioni standard, che sul lato sinistro. È un'arma pensata proprio per la caccia al cinghiale. I comandi sono gli stessi della Benelli Argo normale o standard. Come dicevo, cambiano, oltre alla calciatura, la brunitura della canna è opaca come il portotturatore e gli anelli della cinghia si possono montare sia lateralmente che al di sotto, e è prodotta solo in 30.06 e 308. Prezzo di listino è all'incirca di 1.800 euro, all'incirca, perché poi, come sapete, varia da armeria a armeria e da periodo a periodo. Apro anche l'otturatore. Per farvi vedere che è scarica, anche se è stato fatto il check prima. Un video breve che aveva solo scopo di farvela vedere più da vicino. Nella nuova versione. Io vi saluto e al prossimo video. Ciao!